Buonasera a tutti i nostri telespettatori e bentornati al nostro consueto appuntamento con l'informazione locale su Radio Telepiano Parma in collaborazione con TG Parmense. Un traguardo importante, decimo compleanno per il baracchino del quartiere San Rocco di Borgo Valditara. Venerdì 16 agosto il quartiere San Rocco di Borgotaro ha celebrato un traguardo importante, il decimo compleanno del baracchino, luogo di incontro e aggregazione che ha conquistato un posto speciale nel cuore della comunità. Il pomeriggio è iniziato con un momento culturale che ha saputo riportare i presenti indietro nel tempo. Claudio Previ, autore del libro Tra il Tarodine e il Taro, ha affascinato il numeroso pubblico con racconti e aneddoti legati alla stazione e al quartiere San Rocco. Un viaggio emozionante tra storia e memorie che ha reso quest'opera un must per chiunque voglia approfondire la storia locale. Per i sanrocchini è stato un ritorno alle radici, mentre per gli appassionati di storia un'opportunità preziosa per scoprire nuovi dettagli sul territorio. Il clou della festa è stato il momento in cui si sono spente le candeline sulla torta sanrocchina, simbolo di un decennio di attività e legami costruiti con dedizione e passione. A seguire una merenda conviviale offerta dai sanrocchini o, come Claudio Previ li ha affettuosamente ribattezzati nel suo libro, I Resistenti. È stata una giornata all'insegna della storia, della convivialità e della condivisione, dimostrando ancora una volta l'importanza di ritrovarsi e celebrare le proprie radici. Conclusa dai carabinieri di Solignano, un'articolata indagine a seguito del quale un italiano 28enne residente fuori regione è stato denunciato alla procura di Parma per truffa. La vittima, un 24enne del posto, ha tirato dalla vendita di oggetti di bricolage pubblicata su una famosa piattaforma online ad un prezzo molto vantaggioso per il mercato attuale, dopo qualche tentennamento si è fatto convincere ad effettuare un pagamento di circa 300 euro per bloccare l'offerta, la quale, a detta del venditore, il larghissimo interesse riscosso dall'annuncio. E così è stato: l'acquirente, dopo aver ricevuto conferma che il pagamento era andato a buon fine, voleva comunicare l'indirizzo presso il quale ricevere la merce. Dopo vari tentennamenti, la vittima ha capito che qualcosa non andava e, dopo diversi tentativi nei quali il venditore non era nemmeno più raggiungibile telefonicamente, ha riposto ogni speranza e, rassegnatosi all'evidenza, si è recato dai carabinieri di Solignano per sporgere formale denuncia. I militari hanno immediatamente dato inizio alle indagini e hanno individuato quello che al momento è ritenuto il presunto autore del reato. Al termine degli scontri, il 28enne residente in provincia di Vercelli, già gravato da segnalazioni di polizia per reati compiuti con lo stesso modus operandi sulla base degli elementi raccolti e, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato denunciato alla GIP perché ritenuto responsabile del reato di truffa. Si coglie l'occasione per avvertire gli internauti, cui sempre più spesso vengono proposte offerte commerciali, all'apparenza convenienti, spesso e volentieri impossibili. Si sono svolte questa mattina a San Bernardo nel comune di Borgotaro e a Bergotto, frazione di Berceto, le celebrazioni per ricordare l'eccidio del 2 febbraio 1945 di sei partigiani caduti sotto il fuoco tedesco. Alla cerimonia hanno preso parte i sindaci dei due comuni, Simona Acerbis e Marco Moglia, ed il Centro Studi Movimenti Parma con Ilaria La Fata. In occasione del patrono di Ostia Parmense, il suono dei violini, un concerto bellissimo tenutosi nell'oratorio. Ascoltiamo ora le parole della consigliera comunale Stefania Mortà. Il giorno 16 agosto, giorno del patrono di Ostia Parmense e San Rocco, per il secondo anno consecutivo si è deciso di celebrare la festività con un concerto in oratorio. Nella piccola frazione di Ostia Parmense, infatti, c'è un piccolo oratorio seicentesco che è stato salvato
dall'incuria e dal crollo, dapprima dall'architetto Signani e da Don Leglio, e poi curato continuamente da un tenace gruppo di signore di Ostia che si stanno occupando quotidianamente della manutenzione. L'oratorio ha rivissuto negli ultimi anni nuova vita, vengono di nuovo celebrate le messe nonostante vi sia una chiesa vicino, proprio per recuperare questo luogo storico. È un oratorio molto piccolo, però anche molto prezioso, un vero e proprio gioiello. Così, negli ultimi 2 anni abbiamo deciso nel pomeriggio di San Rocco di fare un concerto. Quest'anno si è deciso di far suonare i violini di Giorgio Gigliotti, il liutaio di Belforte che abita a pochi chilometri da Ostia, infatti ha portato le sue creazioni che sono state magistralmente suonate da Liliana Madei che ha suonato il violino, Antonio Amadei il violoncello e Sebastiano Airoldi la viola. Tutti strumenti creati da Giorgio con legni autoctoni, quindi è stato veramente molto molto emozionante. C'è stato tantissimo pubblico che il piccolo oratorio non poteva contenere, quindi molti si sono riversati nel piazzale ed è stato un bel momento, una bella emozione perché c'è stato un insieme di tradizioni che si sono concretizzate in questo pomeriggio. La giornata è poi continuata con la cena sotto le stelle organizzata dal Caffè 91 a Ostia e così si è tornata a celebrare il patrono come negli anni passati anche nelle frazioni. E riteniamo che sia importantissimo mantenere queste tradizioni perché sono sia un modo per mantenere quello che c'era nel passato, ma anche un modo per portare delle pillole di cultura in posti piccoli, sconosciuti e quindi diciamo è una missione che si vuole continuare a portare avanti. Un particolare ringraziamento poi deve essere sicuramente dato a tutti gli sponsor che hanno partecipato per la realizzazione dell'evento. Tutti sponsor di Borgotaro che sono stati poi indicati nella locandina e che nel momento in cui hanno saputo che veniva fatto un concerto in oratorio anche per raccogliere fondi per la manutenzione di questa piccola chiesetta che ha sempre bisogno per il tetto, per i vetri, insomma, per tante cose, nessuno si è tirato indietro e quindi tutti hanno voluto dare un contributo. Quindi il ringraziamento va davvero a tutti. Intervista a Francesco Sabini in occasione della mostra di archeologia aeronautica a Tarsogno. Ci racconta una storia di grande valore. Francesco, raccontaci la storia di questo aereo, perché in qualche maniera mi lega a questo ragazzo che è morto in quelle circostanze. Sì, allora era l'anno 1966, il 12 luglio, e intorno al passo delle 100 croci stavano svolgendo delle manovre militari in cui dovevano partecipare anche degli aeroplani. C'erano dei bersagli disegnati al suolo, gli aeroplani si dovevano abbassare in questi bersagli, simulare uno sgancio dei razzi e riprendere quota. Durante una manovra del genere, purtroppo, l'aereo del capitano Taddei, un F-84F Thunderstrike, ha urtato con la coda a una sommità del Monte Bertola, esplodendo in volo. E purtroppo il pilota perse la vita all'età di 31 anni e lasciò una bambina di soli 20 giorni da sola. E qui abbiamo recuperato alcuni pezzi. Abbiamo l'antenna, le palette del compressore assiale del motore, le cinture di sicurezza. Questo qua era la targhetta del vano armi dove alloggiavano i nastri delle mitragliatrici. Questo era l'aereo? L'aereo F-84F, esatto, il capitano Taddei.
E qui abbiamo le targhette, la targhetta identificativa dell'aereo, la targhetta del paracadute. Questa è una targhetta della bombola dell'ossigeno liquido. E qui abbiamo varie parti della cabina di pilotaggio. Diciamo che è un incidente abbastanza recente. Sì, sì, diciamo che della tutta la serie che ho raccolto, dei 25 aerei che ho raccolto, è uno dei più recenti. Ecco, mi dicevi che questi modellini li fai tu. Sì, esatto. È un'altra passione che ho. In tutti questi anni ho cercato di ricostruire in modelli scala, in varie scale, questa è in scala 1:32, degli aerei appunto precipitati sulle nostre montagne. Sono tanti? Sono tantissimi, sì. Totale quanti ne hai contati? Circa una trentina sono, tra aerei militari e civile. Circa 30 aerei partendo da più o meno l'Alta Val Parma-Berceto, seguendo tutto l'Appennino, arrivando al Monte Penna. Ascolta, tutto quello che hai raccolto, che vedo che è tanta roba, tanti reperti, tanti oggetti, non sarebbe bene farne un museo? Sì, certo, in effetti il mio sogno sarebbe di raccogliere tutti questi miei ritrovamenti in un museo permanente, lasciare qualcosa. Perché mi dicevi che è venuto un sacco di gente, sì, a vedere. Sì, ha avuto un grande successo, perché un conto è leggere la storia sui libri, un conto è vederla coi propri occhi. E la gente è rimasta entusiasta di questa mia esposizione. Quindi, e appunto mi piacerebbe raccogliere tutto in una stanza e lasciarla al futuro, via, per il futuro. A Carniglia si è svolta la seconda serata del Campanile d'Oro. Tanta partecipazione e divertimento a ritmo di valzer. Intervista Gianluca Oppimitti, ci parla del reimpiego femminile del gruppo Teres all'interno del centro sportivo Montepelpi. Il gruppo Teres e il reimpiego femminile all'interno del centro sportivo Montepelpi. Ce lo racconta Gianluca Oppimitti, referente del centro sportivo Montepelpi. L'azione di questo centro sportivo nasce da un'esigenza di fondo, che è stato quello di non perdere posti di lavoro femminili in questo caso, ed è per quello che poniamo l'accento sull'impiego femminile, dovuto al fatto che il Teres, che gestisce questa struttura ormai da 3 anni, aveva avuto un calo di lavoro dovuto alla perdita di una commessa importante e l'occasione di andare a gestire un servizio importante per il territorio come appunto questo centro sportivo. Quindi sostanzialmente il gruppo Pimitti, di cui Teres SRL fa parte, ha fatto in modo che l'occupazione rimanesse sul territorio, e il centro sportivo Montepel è formato da 2 componenti importanti, che sono il campeggio che abbiamo alle nostre spalle, che è formato da 40 piazzole che sono dedicate a roulotte, camper, campeggiatori dotati di tende, biciclette oppure semplici camminatori, con un servizio che è un servizio a 2 stelle, e invece l'altra componente, che è una componente sportiva, che è formata da 2 vasche per 2 piscine, una per i grandi e una per i piccoli, i relativi attigui campetti da calcio, tennis, basket e bicciolli. E da quest'anno abbiamo, dopo questo è il terzo anno di gestione di questo impianto, di questa struttura, abbiamo ricominciato ad organizzare eventi serali, aperitivi a bordo vasca, piuttosto che serate con DJ set, e in particolare
Mercoledì 21 agosto dalle 21.30 ci sarà Riflessi di Stile, che è una sfilata di moda organizzata con due negozi del territorio, Moretti Sport e Gioielleria Romano, e la serata si svolgerà anche condita con la partecipazione di due comici di fama nazionale, Rino Ceronte assieme a Maddalena Ferroni e Stefano Bellani. Entrambi sono stati più volte a Zelig e a Colorado. Maddalena Ferroni assieme ad Alessandro Rossi saranno i presentatori della serata. Vi aspettiamo, e c'è la possibilità di prenotare anche i tavoli facendo riferimento al sito www.riflessidistile.it. Domani sera, mercoledì 21 agosto alle ore 21.30, il Centro Sportivo Montepelpi di Bedonia ospiterà Riflessi di Stile, una serata e sfilata organizzata da Oppimitti Networking. L'evento, che si terrà a bordo piscina, sarà presentato da Maddalena Ferrori e Alessandro Rossi. In passerella sfileranno i capi di abbigliamento di Moretti Sport e i preziosi della Gioielleria Romano. La serata sarà arricchita dalle esibizioni comiche di Rino Ceronte e Stefano Bellani, noti per le loro apparizioni a Zelig e Colorado. Sarà disponibile il servizio bar e si consiglia la prenotazione dei tavoli al numero 327-3171-350. Un'occasione imperdibile per godersi una serata all'insegna della moda e del buon gusto. Le notizie per oggi terminano qui, adesso una breve pausa con la nostra pubblicità e dopo la seconda parte del nostro telegiornale che si occupa di cultura, curiosità, arte e sport. Tra poco rimanete con noi. Le cose che facciamo definiscono chi siamo. Noi siamo autentici, come le nostre origini e la nostra passione. Siamo innovativi, come i progetti con cui reinventiamo le nostre cucine. Siamo attenti, vicini, concreti. Creiamo insieme soluzioni che fanno davvero la differenza, prendendoci cura di ogni dettaglio. Noi siamo Lube, ed essere Lube significa esserci, sempre. Le nuove cucine Lube le trovate esposte da Arredamenti Bertani. Approfittate della detrazione fiscale del 50% per gli acquisti dei vostri arredi ed elettrodomestici. È arrivato a Borgotaro il nuovo punto vendita di Prima e Poi. In via Nazionale 13 vi aspetta con un'ampia scelta di biancheria intima, biancheria per la casa e molto altro ancora a prezzi imbattibili. 30 anni di esperienza al servizio dei clienti per soddisfare ogni tipo di esigenza. Prima e Poi lo trovi a Borgotaro in via Nazionale 13 e a Bedonia in piazza Plebiscito 4. Hai un'azienda o abiti in un comune della Val di Taro? Gasace Energia ha un'offerta impensabile per te. Passa a Gasace Energia le tue utenze luce e gas e avrai uno sconto del 40%. Contatta subito Gasace Energia, il tuo fornitore di fiducia in Borgo Val di Taro. Supermercato Carrefour Bella Tradizione di Bedonia vi aspetta ogni giorno, domeniche comprese, con la cortesia e l'altissima qualità che ci contraddistinguono dal lontano 1982. È inoltre in arrivo una grandissima novità, prossima apertura di un nuovo supermercato a Isola di Compiano, per essere ancora più presenti nella nostra bellissima valle. L'amministrazione comunale di Bedonia organizza una raccolta porta a porta di elettrodomestici da rottamare, come frigoriferi, congelatori, lavatrici, televisori, computer, aspirapolveri e telefonini. La raccolta parte dal 10 aprile nel capoluogo e il 4 aprile nelle frazioni. I giorni di raccolta in tutto il territorio comunale sono pubblicati in appositi calendari e le informazioni possono essere richieste all'ufficio tecnico. Gli oggetti devono essere depositati la sera prima del giorno di raccolta. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgotaro in via Coridoni 38.
Mora Noleggi a Fornavo Taro, piattaforme aeree, gru e tanto altro. Telefono 0525 22 34. Gruppo Opimitti, oltre 60 anni di attività a servizio di privati ed enti pubblici. Un gruppo che ha sviluppato le proprie attività seguendo le trasformazioni che avvenivano nel paese. Gruppo Opimitti, per la valorizzazione delle risorse umane e la crescita territoriale. Opimitti, un gruppo che opera nell'ambiente, per l'ambiente. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta continua anche la promozione sulle stufe a pelle e legna. Elettrotaro Fornovo, frigoriferi design anni 50, vasta gamma di elettrodomestici, televisori e prodotti tecnologici di ultima generazione. A Fornovo di Taro, in via Nazionale 127. Musica viva, gridiamo e viva, e di problemi no, non ci sono più. La puoi cantare, canti ballare. La musica viva con noi. Vuoi ospitare una puntata dell'aperitivo del Parmense? Oppure vuoi parlare della tua attività e sponsorizzarci? Allora scrivici a comunicazione@opimittinetworking.com o chiamaci al 333-8424-031. Bentornati e benvenuti alla seconda parte del nostro telegiornale. Intervista Jessica Leori e Nicoletta Baldini, responsabile della Biblioteca Manara di Borgo Val di Taro. Ci parlano della notte dei pupazzi, scopriamo di più insieme. Siamo qui con Jessica e Nicoletta, le ragazze della biblioteca che oggi ci parleranno della notte dei pupazzi che si è appena svolta. Vi chiedo innanzitutto in cosa consiste. La notte dei pupazzi in biblioteca è una tradizione giapponese che si sta diffondendo in Europa e quindi anche in Italia e che noi abbiamo deciso di proporre anche nella nostra biblioteca. Che cosa è successo? I bambini sono arrivati ciascuno con il proprio pupazzo, con il pupazzo preferito, e ci siamo messi seduti, abbiamo parlato un po', ci siamo raccontati dei nostri pupazzi e poi abbiamo letto delle storie. Poi, dopo la storia, abbiamo fatto merenda e dopo la merenda ciascun bambino ha posizionato il proprio pupazzo in un punto della biblioteca e lì lo ha salutato. E poi è venuto a prenderlo il giorno dopo. Il giorno dopo il pupazzo, durante la notte, avrà scelto per il bambino un libro da prendere in prestito. E ovviamente poi tutto è documentato da foto, quindi ciascun bambino riceverà delle foto che mostreranno che cosa ha combinato il pupazzo durante la notte, quindi un pizzico di magia perché i pupazzi hanno preso vita. Quindi una partecipazione veramente importante e lascia ben sperare anche per le edizioni future. Ci saranno, chiedo? L'evento è andato benissimo, direi riuscitissimo, e bambini super contenti, genitori ancora di più, e questo è alla fine la cosa più importante. È stato anche un momento di condivisione e di vivere la nostra biblioteca in un modo diverso dal solito, e quindi anche la scoperta di poter vivere la biblioteca anche in modi differenti sicuramente aprirà anche altre strade. E in programma ne abbiamo altri di questo tipo, e sicuramente il prossimo sarà a dicembre, e quindi vi aspettiamo con i vostri pupazzi per quelle date. Ed ecco quali saranno i programmi che seguiranno il nostro telegiornale. Alle ore 20.45 Musica Viva, alle ore 22.15 Sifra Chiama Roger, alle ore 22.30 RTA Parmense News La Replica, alle ore 23 Balla Che Ti Passa e alle ore 24 Rivediamoli 1999.
Ringraziamo tutti i nostri telespettatori per essere rimasti con noi anche questa sera. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 19, sempre sul canale 89. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata, sempre con i nostri programmi.